conoscere la città serve a poterla promuovere e pubblicizzarla sempre di più. Ogni turista che vede Napoli ne rimane affascinato ed innamorato. Loro chiedono cosa vale veramente la pena vedere, in particolare i noti siti, però noi generalmente promuoviamo anche quei siti dove riteniamo ad alto interesse storico-culturale. Napoli sotterranea, le catacombe di San Gennaro, Museo Nazionale, Museo di Capodimonte, questi sono i punti più richiesti dai passeggeri. Io personalmente rispondo sempre che è consigliabile vedere la Cappella di San Severo e il Cristo Velato. Ci siamo dimenticati del dopo. Adesso entriamo proprio nel centro storico. E poi c'è il monastero di Santa Chiara, sì. Dove a sinistra inizia Spacco Napoli, che parte dai quartieri spagnoli e finisce proprio ai tribunali. Fino a Capodimonte è un'unica strada diritta, che sarebbe via Toledo, Santa Teresa e Corso Medio di Savoia. La chiamavano la via nuova perché al re non piacevano le curve e si fece costruire una strada diritta che porta fino direttamente all'interno del museo di Capodimonte. Napoli comunque è cambiata tantissimo negli ultimi tempi, è più, a parte che ci sono molti turisti di più, è proprio la città che si sta organizzando proprio per accogliere il turista. Anche noi come taxi, nel nostro piccolo, ci siamo organizzati in un modo diverso rispetto a anni fa. Eccoci qua. Questa è la chiesa dei due teschi. Alla prossima. Ciao. Questo è il tesserino che avranno i tassisti d'ora in poi, che è un tesserino nominale. Noi stiamo prendendo le adesioni dei tassisti. Avanti tutta, ragazzi, perché Napoli ha bisogno di una sola cosa, della cultura, perché un popolo senza cultura è un popolo senza futuro. Napoli è una città pienissima di cose, ma molto dispersiva. E allora, visto che i tassisti napoletani, secondo me, sono una risorsa straordinaria, di partire da voi per cominciare a far sì che chiunque entri in un tassì sappia di base qualcosa sulla città. Noi dobbiamo essere portatori d'acqua, a differenza dei portatori d'acqua noi saremo portatori di cultura, questo è il segreto. Sei d'accordo con il mio pensiero? Siamo a posto. Quello che è l'elemento bello della nostra città, cioè quello di saper accogliere, ma da essere valorizzato. Esattamente. Diventi anche un modo per far sì che Napoli diventa unica, che questa cosa in Italia non è stata fatta mai. Perché questo posto in cui state qui adesso, giustamente sembra una chiesa normale, ma in realtà non lo è. È una delle grandi risorse di questa città. Quando arrivano i milanesi, i romani, una delle cose che dovete dire, guaio, Napoli nel 600 era la città più popolosa d'Europa dopo Parigi, era l'unica vera grande capitale. Nasce questa idea importantissima di dedicare una chiesa all'anima del purgatorio. Avere un'anima del purgatorio amica aiuta. È una cosa importantissima. Quindi il napoletano che cosa pensa? Visto che poi una volta che io ho pregato per l'anima del purgatorio, che non è la mia, non sono i miei parenti, sono l'anima del purgatorio che io non conosco, un po' come il caffè sospeso, no? Esatto, esatto. La cosa interessantissima è che questo culto delle anime del purgatorio c'è solo a Napoli, c'è solo un luogo dove la gente prega, ha sofferto, pieno di delle cose, secondo me, perché deve dare l'idea della sofferenza. Senza, ma anche questo senso così bello che i napoletani ci hanno nei confronti della morte, dove in realtà la vita non finisce mai.